già da lì. Ciao, ci siamo? Non ci siamo? Non riesco a capirlo, credo di sì. Allora, ciao a tutti e bentornati a una nuova diretta di Uplacraft. E come state? Cosa? Ovviamente, dietro c'è sempre Leandro, lo avete sentito dalla voce che canta. E niente, allora, siamo qua perché dopo un bel po' di tempo ci siamo visti a Natale per iniziare con le novità di questo anno del 2020 di Uplacraft. Ciao Alessandra, ciao Monica. Ciao! Anzi, sì, Monica, ho detto giusto. Monica, Alessandro, ovviamente la routine è sempre la stessa. Leandro, fai saluti, io mi accodo perché non vedo i vostri commenti. Quindi, Leandro, oltre alla regia del video, ci fa anche da tramite per i vostri messaggi. Allora, come state? Noi abbastanza bene, un po' raffreddati, ma sono i mali di stagione e siamo tornati, come vi dicevo, dopo un po' di tempo perché in questi mesi, oltre un po' di vacanze natalizie, abbiamo lavorato a delle novità da potervi mostrare sia stasera e poi ovviamente nel corso dell'anno ci saranno tantissime altre dirette. Allora, questa sera, come avete visto già nel post, intanto è iniziato ad arrivare, io vi faccio un po' di introduzione, come avete visto sul post della nostra pagina, presenteremo questa linea Glamour, quella che abbiamo esordito con Specchio Specchio delle mie brame. Quindi siete state molto curiosi, qualcuno di voi ci ha scritto anche in privato per avere delle anticipazioni, ma non possiamo assolutamente, siamo incorruttibili. Quindi stasera vi mostreremo, ecco, come di questa nuova linea, come avrete intuito, è una linea in acrilico perché ovviamente è prisma, quindi la serie è quella. E poi anche qualche piccola novità nell'amatissimo e non dimenticato cartonlegno. E poi sveleremo anche la nuova raccolta che inizierà appunto da stasera, la raccolta Bcrafty, che andrà avanti per tutto il 2020, quindi fino a fine anno avete la possibilità di collezionare questi oggetti che quest'anno saranno, lo diciamo subito o no? No, Aspettiamo un no, no, che po'. dici, che dici, non si dice. Io sono più generosa di informazioni, ma il boss Leandro vi tiene un po' a bada. Quindi io, visto che intanto siete iniziati ad arrivare, procederei con la presentazione. Leandro, tu che dici? Possiamo Ma sì, procedere? presenta, presenta. Tanto poi ecco, il video rimarrà visibile, quindi anche per le ritardatarie, per chi si è dimenticato, per chi ha altri impegni, potrà vederlo in seguito. Allora, io vado a pescare nella mia solita cestina nascosta la novità e Leandro ci farà da regia, quindi andrà sulle Andiamo, mie Leandro, andiamo cianciullo. mani. Ecco, andiamo allora, io prendo la mia cestina qua nascosta, scusate, esco un po' dal video e andiamo a prendere, diciamo, gli elementi di questa nuova linea Prisma Glamour. Allora, come avete intuito, è una linea un pochino elegante, ovviamente, e Glamour dà un po' questa sensazione dell'eleganza. E Infatti io come sono molto glamour. avrete, Leandro è molto Glamour. Non sono Leandro, sono cianciullo. E quindi alla fine abbiamo deciso di fare questa linea, e come avrete intuito, la tonalità è il rosato. Allora, io se Leandro mi assiste, andrei a Se sbustare. continui a chiamarmi così, non ti assisto più. Come? Ah, va bene. Sei pronto? Cianciullo? Ah, Ok, questo è il suo nuovo va bene. soprannome. Va bene. Allora, andiamo con le prime cose della linea Glamour. Allora, io la sbusto qua in diretta, ovviamente, perché mi piace il rumore. Poi cercherò di essere più veloce. Allora, andiamo a vedere questa linea Glamour. Allora, io sto ferma perché così si vede. Allora, è una linea specchiata, come è quella che già abbiamo in oro, però ha la caratteristica di essere con il colore rosa. Quindi, vi faccio vedere magari anche È sul un po' bianco. difficile riuscire a vederlo, forse sul bianco si vede perché specchia molto. Specchio specchio delle mie Vediamo se brame. riusciamo a Però far la vedere tonalità è rosa, sul rosa, quindi cioè rosata. è rosata. Ecco, forse adesso Sì. riusciamo a vederla, poi vi faremo anche dalle foto, poi capirete meglio anche com'è. Ecco, e quindi è questa linea. Sì, esatto, Monica. Ok, Oro rosa. oro rosa, Oro esatto, rosa, esatto. È specchiato, oro specchiato, dorato, dorato, rosa. rosato, ha tante Quindi, cose questa linea. sì.
Quindi abbiamo fatto, allora, per quanto riguarda questa novità, abbiamo fatto delle Alessandro ci frasi. dice che sono le sue preferite. Ah, grazie. Quindi questa sicuramente sarà una variante a loro, molto più elegante e A che sia a loro, eh? Quindi non loro. usatelo per cucinare. E D'oro, sicuramente no, a si loro. di oro e sicuramente si abbina molto bene anche alle carte tendenti sul rosa, quindi anche a sia semplici sia comunque anche che siano che abbiano degli elementi in foil di bronzo, quindi sicuramente troverete il modo giusto di accostarla per le vostre creazioni. Ci fa sapere Allora, Alessandra che adoro, adoro, adoro. mi sei adoro. Bellissimo questo commento. Quindi abbiamo fatto, allora, una serie di scritte, ovviamente in italiano, in inglese ed anche di elementi. Allora, questa qui, la prima scritta che abbiamo fatto in italiano è cattura ogni momento. Io, ditemi se vedete bene, sto ferma. Si vede, non ti preoccupare, sto Ok, controllando tutto io. perfetto. Allora, cattura ogni momento. Poi abbiamo realizzato sempre in italiano la scritta, arrivo, istanti magici. Ora ve lo alzo e ricordi speciali, quindi tutti legati adattissimo Non per. alzarlo, si vede. Ah, Più o meno, dopo in caso lo alzo un pochino, ma ci penso io a inquadrartelo. questi abbiamo fatto per Istanti l'italiano. magici. Dovrebbe vedere, questo specchio non aiuta, però istanti magici. Le luci sono quelle che sono e ricordi speciali. Ricordi speciali. Quindi sono adattissimi sia per quanto riguarda dei mini album, sia del layout, ma anche ovviamente a dei home decor un po' particolari che magari servono per ricordare dei momenti particolari. Purtroppo la luce che riflette non aiuta, però. Purtroppo è così. E poi abbiamo anche delle scritte per gli amanti Ciao dell'inglese. Carla e ciao Emanuela. Ciao, ciao. Abbiamo appena iniziato, quindi Sì, non vi potete siete vedere persi mentre Claudia niente. scartoccia da quelle parti, potete Avete perso vedere la descrizione del Prisma Glamour, che è uno specchiato rosato. dorato rosato. Quindi. Ecco. Ciao Rita, benvenuta. Di nuovo Ciao. Alessandra continua a dire che le vuole tutte. Lei ha preso tutte. Vabbè, le Basta. abbiamo. Allora, per quanto riguarda invece gli amanti dell'inglese, abbiamo Good Times. Dimmi se devo alzare. Tu stai Qua. buono. Abbiamo Enjoy Every Moment ed Happy Memories. Le cose sono due. O alzi te o muovo la telecamera io. Siccome sto io a sistemare la Beh, telecamera, io sto ferma, tu guarda. stai Ovviamente ferma. siete abituati ai nostri siparietti, quindi. Ma a noi ci piace essere anche un po' così divertenti. Ok, e vedete che l'effetto è molto bello. Poi nei giorni successivi vedrete dalle foto, vedrete sicuramente molto meglio questo effetto che è appunto un bellissimo tono di rosa. Sì, ciao Valentina, rivediamo che comunque sulla ripresa e con le luci non aiuta molto, ma dalle foto poi che potete trovare sul sito e tutto il resto si vedrà Sì, e molto poi comunque nei meglio prossimi il colore, giorni nei vi prossimi faremo vedere giorni vedremo, degli sì, esempi anche di di utilizzo. utilizzo, quindi sicuramente dalle foto capirete meglio. Ok, ovviamente quando facciamo poi un mini album layout ci piace anche associarci qualche elemento, quindi coordinarcelo, e perciò abbiamo pensato di fare della stessa linea. Allora, i Color Sharp Mess, eccoli qua. Ecco, sui Color Charmeuse questo rosato specchiato si vede molto meglio. Ok, e con il cuore, la chiave, un fiorellino stilizzato, la macchina fotografica che è un must, la stella e una farfalla o fiocco. Qui abbiamo voluto dare una doppia interpretazione perché almeno si adatta di più. Ha detto Valentina che questi fanno un po' un effetto wow. Wow, Un effetto wow. E ci fa effetto wow. piacere perché comunque l'effetto wow è bella, è una bella Sì, cosa. è Un saluto bellissima, anche a grazie Laura, tante. benvenuta. Ciao a tutti, perché io ovviamente i nomi mi sono già dimenticati, quindi faccio un saluto collettivo. In più abbiamo fatto sempre da associare come coordinato, abbiamo fatto dei piccoli elementi, sentite il Che casino rumore. che sta facendo, perché lei non si prepara niente prima. No, perché mi piace spacchettare, no? Lo sapete, quindi lo sanno. E abbiamo dei piccoli elementi, una confezione mista con dei cuoricini, delle X, dei tondini,
quindi di varie dimensioni che possono essere abbinati, quindi coordinati alla scritta come elementi di decoro. Alzo un Alza un po', tanto fa come ti pare. po'. Ops. Ma vedi? Te l'avevo detto io. Comunque Ok. si vedono, via. Diteglio Ok, ve le faccio vedere, ecco. di sta ferma con queste manine piene di dita, E questa. quindi possono essere utilizzate, ad esempio, come vedete, sapete meglio di me, ci siamo? Sì, Ah, tu non ti ok. E preoccupare. ad esempio, come titolo di un mini album, potete utilizzare sia il sentime e ovviamente abbinarci anche dei piccoli elementi che fanno da contorno. Quindi io qui ho utilizzato i cuori. Però può essere qualsiasi cosa. E come vedete si adatta benissimo ad essere combinato con anche gli elementi di carta, quindi altri sticker o cose che ritagliate dalle carte, e comunque anche al cartone vegetale, quindi al cartonlegno. Quindi potete sicuramente, insomma, con questo materiale divertirvi a giocare anche con incastri e con combinazioni di vari materiali. Ok, bene. No, perché non Zitta, riesco, purtroppo io vedo in differita il video, quindi non riesco non bene sono io che sto alla a calcolare regia, i tempi. non E sono poi visto che Alessia, stiamo... Dimmi. volevo salutare Alessia e poi ha detto, ci fa sapere Valentina le X, sorry, non lo so, questo non l'ho capito perché mi è sfuggito probabilmente un Le X, messaggio, sorry. le X, sorry, non lo so, Non ho capito, se ci non vuole l'abbiamo, spiegare... e si chiude gli occhi. Non Non lo so, io so sono cose se... che Ok. mi mettono un po' in crisi a volte, queste cose mi mettono un po' E in poi, crisi. visto che siamo in primavera, cioè avvicinandosi alla primavera, abbiamo pensato di mettere degli elementi della natura e quindi fare dei bellissimi rametti e dei fiori specchiati, dorati, rosati. Specchiati dorati rosati. Eccoli qua. Inizio a togliere. Ciao Carla, allora il colore è oro ma rosa, è Rosa, sì. rosato, quindi è un oro rosato, non, torno a ripetere, dall'immagine sembra proprio un oro molto chiaro, ma in realtà ha una vena di rosa e poi lo vedrete meglio dalle foto, perché purtroppo l'immagine con il riflesso della luce non rende bene, però Carla è un rosa, diciamo un oro molto riflettente e con delle venature rosate, per intenderci. Esatto, è un po' diciamo come le carte che hanno il foil, non quel specie di color bronzo. Ecco, questo è più tendente a rosato, però si abbina bene anche a quelle cose lì. E quindi abbiamo pensato, come dicevo, di fare anche degli elementi un pochino primaverili, che sono i rametti e i fiori. Quindi qui potete giostrarvi anche con delle card. Io ho fatto prima l'album, invece di mettere quelle in cartonlegno potevo metterci qualche rametto, quindi sicuramente questi hanno tantissimi usi e sono, ovviamente, essendo della stessa linea, potete abbinarlo e fare delle cose meravigliose come sempre fate. Di nulla Carla, figurati. Voi Ok. fate domande, noi Ok, rispondiamo. e questa è, diciamo, la linea Prisma Glamour. Glamour. Quindi speriamo di avervi fatto delle cose che vi piacciono e che potete utilizzare per il vostro hobby e soprattutto per valorizzare anche i vostri ricordi. Ok, allora, io Noi qua andiamo avanti lascio qui, perché non è che lascio ci avanti, fermiamo qui, eh. perché questa, diciamo, era un po' la cosa più nuova, perché non avevamo mai fatto vedere questo materiale, questo glamour. E adesso passiamo anche a qualche piccola novità per quanto riguarda il cartonlegno e andiamo a farvi vedere allora, una serie di banner che possono essere sempre utili diciamo per una festa, per quello che volete voi, per una tag. Quindi sono delle serie di banner, le confezioni di quattro banner. E abbiamo, diciamo, la forma classica con le due punte. Ce la facciamo? Se tu ti avvicini io mi allontano, dubito che ce la facciamo. Ok, ce la facciamo. Ok, della L'inquadratura forma la faccio classica, io. perfetto. Poi abbiamo gli elementi banner a triangolo. Sono tutte confezioni di 4 e hanno i due forellini.
Poi abbiamo una forma un po' più tondeggiante, quindi stondata. E poi abbiamo l'ultima forma che è con a punta, diciamo forma quasi di taschina. E possono essere utilizzati sia per fare diciamo dei festoni oppure delle tag, oppure potete utilizzarle anche volendo per fare dei mini album, quindi dei mini potete utilizzarlo come copertine e volendo potete anche diciamo potete anche alternare i vari con degli anelli magari i vari elementi perché comunque I fori i corrispondono. fori corrispondono e quindi sono intercambiabili fra loro e potete creare delle ad anelli oppure inventatevi voi un'altra rilegatura con dei fili, con dei nastri, sicuramente sono molto versatili, esatto, sia per quanto riguarda lo sviluppo in verticale, sia per quanto riguarda lo sviluppo in orizzontale. Poi nei prossimi giorni vedrete sicuramente degli esempi e si prestano molto anche ad esempio per delle tag di mixed media perché comunque sono dei supporti rigidi quindi con un po' di gesso potete veramente sbizzarrirvi. Un saluto a Eleonora, un Ciao saluto a Eleonora. Erika e grazie Carla, dice che siamo troppo forti. Grazie, questo Grazie non si riferiva a quello che abbiamo mille. fatto, alle stupidaggini di cui parliamo sicuramente, Ecco. è il nostro modo di fare diretta, mentre Eleonora ci dice top. Perfetto, grazie mille Più che ragazze. altro Claudia è tatto, però va bene. Vabbè, e diciamo anche se dovete fare dei festoni o delle cose, potete anche intercambiarli e trovarvi un po' degli effetti, creare dei movimenti per decorare. Quindi sono molto versatili e sicuramente voi troverete degli utilizzi che stasera io non ho menzionato, ma la fantasia è senza limiti, quindi sicuramente dalle vostre menti creative verranno fuori delle idee molto originali e molto interessanti. Oltre ai banner, per quanto riguarda il cartonlegno, abbiamo pensato, siccome ci mancava, abbiamo pensato di realizzare gli alfabeti perché ne avevamo solo un tipo e però abbiamo pensato di realizzare gli alfabeti in plancia, un po' come le paroline, quindi sono delle lettere che si staccano dalla A alla Z con vari simboli, quindi abbiamo la chiocciolina email, il cancelletto dell'hashtag e poi anche i numeri. Quindi sono come per quanto riguarda le paroline, potete tranquillamente staccarle con una semplice pressione delle mani e sono molto, molto, sono sempre molto utili. Abbiamo fatto una versione classica, che come vedete è molto, molto semplice, che si va bene un po' su tutto, diciamo, come il nero. Poi abbiamo fatto una versione un pochino più divertente, quindi con delle letterine un po' più stondate. E anche qui ci sono le tre plance, sono tutte in tre plance che comprendono tutte le lettere dell'alfabeto con varie ripetizioni, numeri e vari simbolini. Quindi questo è un pochino più divertente, un pochino più sì, divertente, infatti l'abbiamo chiamato alfabeto Funny. E ci fa sapere Erika, dice che con quelli grandi ci vede anche le copertine degli album, intende per quanto riguarda i banner, Esatto. mentre Monica dice bravi gli alfabeti, e Eleonora dice oh, mamma svengo, ora ci abbiamo anche sulla coscienza Scienza. Eleonora che sviene. Eleonora, occhio perché quando poi presenteremo la collezione, quella nuova di Crafty, tu sverrai sicuramente. Perché noi siamo talmente infami, io in particolare, che non abbiamo detto nulla nemmeno alle nostre DT, quindi neanche loro sanno nulla Esatto, questa volta le abbiamo perché io tenute, sono infame, fatto l'effetto diciamola sorpresa anche a tutta. loro. Ok, dopo questo l'alfabeto Fanny abbiamo un altro alfabeto lineare che ha le letterine un pochino più sottili e più grandi, quindi si presta diciamo qualche millimetro in più rispetto al tradizionale, al classico. E anche qui abbiamo le tre plancettine tutte complete di numeri e di lettere. Quindi ha voglia Quindi questi sbizzarrirsi sono, con gli alfabeti perché ne esatto, avete questi veramente tanti sono adesso. molto utili e è vero che ci sono tanti alfabeti anche comunque in stickers e altre tipologie, i puffi alfabeti, quelli un po' più soffici, questi sono ovviamente quelli in cartolegno e hanno al loro vantaggio il fatto che possono essere completamente personalizzati. Scusate, vado a prendere dal mio
secondo cestino. Nel frattempo è nato un hashtag Sì? che è Leandro Boss Infame. Ecco. Ecco. Monica, io Quindi, ti licenzio, ecco. sappilo, eh. Quindi, che cosa hanno di particolare? Ovviamente che vi danno lo spessore del cartonlegno e quindi vi danno volume alle vostre creazioni, però ovviamente possono essere completamente personalizzate, a differenza di quelli che trovate, diciamo, gli stickers che hanno già una loro colorazione. E quindi possono essere tranquillamente acquarellabili, potete glitterarli, potete embossarli. Quindi potete veramente fare qualunque tipo di lavorazione che fareste anche sui legnetti. Quindi potete anche fare degli effetti Parziali. parziali, quindi embossarli a metà, oppure potete colorarli e personalizzarli con i Copic e con gli altri, qualsiasi tipo di pennarello, non mi veniva il termine. Potete comunque colorarli con i Distress e potete macchiarli se avete un animo un po' più mixed media, quindi fare degli effetti un po' grunge, un po' più particolari, oppure potete anche timbrarli e quindi l'effetto, non so se si vede perché è molto piccolino, però potete timbrarli e quindi dargli un effetto come di carta stampata oppure timbrarlo con qualsiasi altra tipologia di soggetto. Io qui Io ho volevo detto. salutare Valentina che ha detto che deve scappare, ci riguarda dopo e ci ha detto che siamo grandissimi. Ciao Valentina, Grazie, grazie Valentina, grazie. ciao. E A Monica presto. dice che mi vuole bene comunque. Sì, questa si chiama ruffianaggine. E Diciamo le cose come quindi stanno. non riusciremo mai Lo so, a ma finire questa mi fanno spiegazione. le Certo. ruffiane. E quindi niente, e potete comunque anche timbrarlo e quindi vengono degli effetti molto molto carini. Quindi diciamo che il vantaggio di questi alfabeti è veramente il fatto che potete sbizzarrirvi con la loro personalizzazione e potete adattarli alle palette o ai colori che avete utilizzato nei vostri progetti. E anche qui io vi ho fatto vedere degli esempi, ma sicuramente voi vi verranno in mente tantissime altre soluzioni di come poterli utilizzare. Quindi queste sono solo alcune cose che ho fatto per farvi vedere, diciamo, la versatilità degli alfabeti, però sta a voi adesso creare e trovare cose Ci fa sapere creative. Monica, secondo me è una cosa interessante, dice, poi dice che con la plancia che resta vuota si può fare uno stencil, ad Certo. esempio. Vedi, Quindi vedi. già è partita l'hacking di quanto realizzato. Esatto, e Quindi ovviamente. uscirà adesso l'hashtag youplhacking. Quindi Ok, voglio faremo anche quello. l'hashtag E quindi youplhacking. niente, come per le paroline, sono facili da staccare con una semplice pressione delle dita. Ci sono due piccoli, come si chiamano? Chiamali fermi come vuoi. Fermettini che ovviamente basta premere e la letterina vi viene via. E potete anche farlo dal retro, è molto semplice, la lettera si stacca subito, oppure se preferite potete utilizzare un bisturi, se più vi torna meglio, però sono veramente facili da togliere e quindi vi rimarrà lo stencil. Oppure anche chi fa mixer media, sicuramente il fondo può essere utilizzato per fare qualcosa di La interessante. cosa bella è che hanno iniziato a taggare le persone. Si taggano Si fra di taggano a loro. Sì, vicenda. perché c'è Carla che ha taggato Rita e gli ha detto: "Guarda qua, che meraviglia!" Grazie, siete stupende. Grazie Carla. Mi fa Ok. piacere che, insomma, fate sapere in giro le cose. Ok, quindi questa è un'altra novità? Erika dice: "Sono io diventato più buio?" No, No, noi non abbiamo direi, sempre la non solita direi. illuminazione, Stiamo quindi non so se c'è guardando, sono qualche. costante nelle cose e non è più buio, è sempre uguale, quindi non direi. E quindi niente, questi sono esempi quindi per gli alfabeti, quindi avete una scelta di tre alfabeti, potete anche questi combinarli fra loro e divertirvi veramente a personalizzare le vostre scritte in maniera creativa, quindi con qualsiasi tipo di colore, di spray, con gli acquarelli, quello che più siete abituati ad utilizzare. Ciao Elena, benvenuta. Ciao! Ok, quindi io, allora, per quanto riguarda le novità dei prodotti, per stasera abbiamo terminato, però ovviamente solo per stasera, quindi Stay tuned. state sempre pronti perché poi, come avete visto, noi arriviamo proprio a effetto sorpresa nel giro di una settimana. Rosanna il Bure dice che è diventato molto buio, ma la nostra anteprima mi sembra sempre uguale. Allora, La luce è sempre la stessa.
E quindi non mi spiego il perché è diventato più buio. Non lo so, È curiosa sono le questa cosa. strane cose delle Forse le dirette di Facebook, dirette perché di Facebook. effettivamente noi non abbiamo No. toccato nulla proprio. Infatti stiamo vedendo poi che è sempre uguale. Nell'anteprima abbiamo sempre la stessa Non cosa. sappiamo cosa Vediamo un dirvi. po', come la vedete, Claudia? Saluta. Ciao. Ecco, così almeno ci rendiamo conto se è quell'effetto del nero che c'è sotto e che Sì, che prima inquadrava forse soltanto la parte può bianca. essere. Forse è quello, perché magari Ah, soltanto, ecco, ecco, forse abbiamo soltanto scoperto inquadrando l'arcano. la parte bianca il video è molto più chiaro. Quella parte che avevamo dietro, probabilmente. Carla, poi dicevi, vedo come all'inizio. Ciao Nicola, benvenuto. Ciao, Noi ciao a abbiamo fatto tutti. delle prove, quindi fateci sapere se inquadrando soltanto il bianco effettivamente la luminosità aumenta o meno. Però Carla lo vede sempre uguale, quindi è una cosa curiosa. Luminosa, dicono. Claudia, la Luminosa. vediamo, bellissima. Ora non Oh, esageriamo, la vedete? Va vabbè. E bene, basta. bellissima, insomma. Ecco, Su questo dice possiamo su questo anche. possiamo discutere. Ok. Allora, per quanto riguarda, diciamo, le novità di questo mese, noi abbiamo finito. Quindi abbiamo fatto vedere il Prisma Glamour, gli alfabeti e di Banner. Però solo di questo mese, poi credo che il prossimo mese, se il boss faremo uscire altre cosine, quindi ci risentiremo per le novità. Ma Ma non abbiamo finito. Prima salutiamo Pazzi che è arrivata in questo ciao momento. Pazzi, grazie di esserti unito a noi. Ma E confermano che sì, col bianco è meglio. Ma adesso portiamo su e inquadriamo Claudia. ecco che insomma forse erano meglio Erano meglio, io sono erano dell'idea che meglio erano le meglio le letterine. letterine che Claudia, ma va bene uguale, ci teniamo lei. Ok. E andiamo a presentare. Poi facciamo vedere anche la raccolta, così almeno vi leviamo le curiosità Sì. che abbiamo, come si dice, buttato là, e che erano appunto quelle della nuova linea Prisma Glamour e della nuova raccolta. Allora, le bustine sono uguali, come vi abbiamo detto, ma il contenuto è diverso. Allora, chi ci ha detto che potevano essere calamite, chi potevano essere... Nicola Sì. dice bella lei, te un po' meno. Sì, Nicola, guarda, ti do tutte le ragioni, ma dai, hai ragione Nicola, hai vinto tu. Ok, e quindi niente, abbiamo pensato di fare comunque una nuova raccolta, sempre creativa, che quest'anno si chiama Be Crafty, quindi già la cosa, non so se vi ha suggerito l'argomento, quindi oppure no. Quindi noi andiamo comunque a svelarvelo e io prenderei sempre dalla mia cestina, poi un giorno ve la farò. Io farei un'altra cosa invece. Dammi il bandierino lì. Hai Ok. capito? Siamo, Allora, è non lo so, un'improvvisata. È no, un'improvvisata, no? no, Quindi poi tu continui a parlare del Leandro sta gioco. improvvisando, io non so che cavolo ha in mente, quindi, Questo. allora, Ah no, ma vieni, si legge. certo No, che si allora non si legge, può no, allora non si, neanche. Si legge, pensavo non si leggesse, mi sono sbagliato, vai. allora, dopo l'ulteriore siparietto, torniamo alle cose come erano state progettate originariamente, prima Della caciara di Leandro. della caciara di Leandro, e andiamo a svelare queste sorprese della linea Be Crafty. Allora, l'altra volta erano state ovviamente le pinze, siamo rimaste sempre ovviamente sul discorso creativo, e quest'anno abbiamo pensato di fare, vado, ci vuole... Eleonora non sta più nella pelle, continui, dai, dai! No, ma Cioè, devo creare un po' di cioè. suspense. E stanno tutte in una mano, guarda. Ecco qua, sono tutte qua e sono super colorate. In realtà sono dei dadi di Dungeons and Dragons, E ma ora li lancio. Allora, quest'anno abbiamo pensato di giusto. fare... Vado, ma Ma hanno detto ci vuole la sigla. Tu, Ah, tu. Questa era la sigla. Ciao allora, andiamo. Elena. Andiamo con Vai. delle cose molto colorate che vanno Apri, bene qui per ti dico sempre. apri, cioè non Ok, sto parlando più. vado. Ok, allora quest'anno abbiamo pensato di fare in linea con i nostri prodotti dei maxi Color Charmesse. Quindi sono dei maxi ciondoli tutti a tema crafty, quindi con quelli che sono gli attrezzini, chiamiamoli così, per gli hobby. Ok, quindi abbiamo il pennello. Ta-da, La ta-da, 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 ta-da. pennellessa, Vai. poi
Poi abbiamo il pennello da artista, Pum come pum siete tutte tutto voi. tutto tutto Poi abbiamo la tavolozza dei colori. tutto tutto Poi abbiamo il bottone, perché ovviamente chi è crafty non è solo para carta, ma è un po' tutto. para Abbiamo i ferri con la lana. Ogni jingle c'è non un. so più che jingle fare. Ok. Abbiamo un tubetto, che può essere sia di colori sia della colla, che noi utilizziamo tantissimo. Poi abbiamo le forbici, queste si usano sempre. E poi abbiamo il cuore con la scritta creatività, quindi l'amore per la creatività. Ci ho fatto quella sigletta col Oh, cuore, via. perfetto! Quindi questa è la nuova collezione che ci sarà, sarà in corso quest'anno, che si chiama Overcrafty. Sono 8 elementi tutti da collezionare ed essendo molto grandi possono essere Sì, sono grandi utilizzati sia davvero, per quanto basta vedere riguarda. un attimo, insomma, per far capire. Non sono piccolissimi, guardate, in confronto alle mie mani, metti la manina di Ok. Claudia. Ecco, insomma, non sono piccolissimi, sono parecchio grandi. No, sono abbastanza grandi, questi possono essere, alcuni può essere utilizzato sempre come charmeuse per le vostre creazioni, ma possono essere, noi abbiamo pensato anche per essere utilizzate nella vita di tutti i giorni, quindi non so, come portachiavi, come, non so, da mettere alla zip dello zainetto, oppure ad un astuccio, quindi possono essere veramente messe delle cerniere, quindi proprio per far vedere a tutti che siete delle persone creative. Questo è un po' l'intento di questa collezione, un po' come le pinze, questa è una cosa un po' diversa e ovviamente non ci siamo mai fatti mancare il colore, perché lo sapete che a noi le cose colorate ci piacciono moltissimo. Io ti Quindi, dico Eleonora che che dice, visto che lei non allora stava più qui non lo so, io nella... sono arrivati una marea di commenti, ci sono molti wow, un nu troppo ganzi, ma sono meravigliosi, figo, pennello, forbici, quindi già hanno i loro preferiti, eh? Già, sì. Eleonora viva la lana, no, wow la lana, Nicola wow, meraviglioso, ci piacciono, Bene. hashtag geniali, inizio ad ordinare, tutti li voglio, io proprio, Ok, quindi quindi c'è niente, stato insomma, ci proprio fa un... piacere che anche Ci quest'anno. escono degli orecchini favolosi, giusto Adora? Ci Oh, puoi fare anche vedi, gli anche orecchini, degli orecchini, quindi effettivamente. è È veramente un vero. modo per far vedere che siete delle persone creative attraverso questi ciondoli, ecco, che possono, chiamiamoli così, che possono essere utilizzati veramente in tantissimi modi. Sono 8, tutti da collezionare, la modalità di collezionamento è la stessa, quindi ogni 15 euro di prodotti Jupla Craft in un unico ricevuto scontrino, a seconda di dove acquistate, riceverete uno in omaggio, che ovviamente è a sorpresa nella bustina, quindi anche È a lì sorpresa. è a sorpresa, quindi dovete cercare e scambiare con le vostre amiche ed amici creativi. Quindi non so se si vede, io ci provo, perché era quello che vi volevo far vedere prima. Eccolo Ok. qua. Colleziona tutti i color, vedi, Maxi Color Charmess. Be Era crafty. quello, Be Crafty, era quello che vi volevo far vedere prima, solo che si sarebbe letto Maxi Color Charmess e quindi avreste capito. Quindi Ok. collezionali tutti. Quindi la raccolta inizia da Tan. oggi, quindi da stasera, e eccomi qua, rieccomi, riacchieri appaio da dietro il cartello, e quindi fino a fine anno questa sarà la nuova collezione. Poi anche per questa apriremo il gruppo di scambio, quindi un po' più avanti potrete anche lì interagire e fare i vostri scambi con le amiche e far vedere anche quello che avete trovato e magari anche come li avete utilizzati, perché insomma ci piace anche, siamo curiosi anche noi di sapere come verranno utilizzate questa nuova collezione tutta da Ma collezionare. qualche suggerimento già Allora, c'è, e perché oltre agli orecchini, infatti. Carlo ci dice che il cuore lo porterebbe al collo, quindi tipo catenina Ecco, quindi un comunque, ciondolo, ecco, come un guarda quante cose ciondolo. sono già venute fuori che magari Se noi non avevamo Elena gli pensate, quindi... piacciono le bustine a sorpresa. E quanto ho Vabbè, capito, Monica risponde a Nicola, cominciano proprio fanno delle le conversazioni varie loro. conversazioni, dice effettivamente le forbici sono le sue preferite. Ecco, Quindi perfetto, abbiamo quindi proprio poi un... faremo un sondaggio, poi Sì. faremo un sondaggio su qual è il Maxi Charmess della collezione preferito. E quindi niente, ecco, Quindi questo è, fai vi una abbiamo, carrellata sì, vi veloce abbiamo svelato per... anche la nuova collezione, quindi
Ecco, tutto qua. Sì. Allora, per stasera abbiamo finito. Io rifaccio una carrellata sempre Sì, alla fine, così proprio almeno è. velocissima per chi si è Andiamo collegato adesso. all'indietro, quindi i maxi charmesse li avete visti. Ci fa molto piacere che anche questa nostra idea vi sia piaciuta e aspettiamo di vedere come le utilizzerete, perché come dicevo prima, voi siete curiosi di vedere che cosa sono, ma noi siamo anche curiosi di vedere come li utilizzerete e soprattutto la vostra creatività. Allora, Marta ha scritto: altro che Pandora, facciamo dei bracciali da urlo. Non dovevamo dire questa marca, ma sai, Pandora è vabbè, Pandora è generico. generico, quindi Anche niente. il nostro cane si chiama Pandora, Ecco, quindi. quindi diciamo che è lei, dai. Quindi, allora, questi li abbiamo visti. Poi vi faccio rivedere al volo le plance di alfabeti, molto, molto sempre utili, gli alfabeti con anche i numeri, quindi ce li avete chiesti intanto questi numeri, che potete ovviamente personalizzare, imbossare, colorare, quindi rendere adatto alla vostra palette del vostro progetto. Quindi abbiamo questo lineare, abbiamo un alfabeto Fanny. Ovviamente nella confezione ci sono le tre plance, quindi le trovate tutte insieme, dalla A alla Z e i numeri, e poi abbiamo un alfabeto classico, diciamo un pochino più cicciottino, che potete utilizzare, e le dimensioni si possono utilizzare anche, sono abbastanza contenute, quindi possono essere utilizzate anche sulle card. Ok, oltre gli alfabeti abbiamo fatto vedere quelli che sono i banner. E quindi i banner, io li chiamo così perché sono i banner che si appendono per fare i festoni, e nella confezione trovate quattro elementi tutti uguali, quindi abbiamo le forme, i soggetti sono quello a punta, abbiamo quello classico, quindi il bannerino con la tipo coda di rondine, non so se si chiama Sì. così, No, il triangolo, non l'avevo considerato. esatto, e poi abbiamo fatto questa forma un po' più stondata, che è un po' diversa dal solito, ma secondo me può essere molto interessante, e potete utilizzare sia per fare banner, però come si diceva prima, anche per delle copertine oppure proprio delle cose dei mini album, quindi potete anche utilizzarle diverse con delle rilegature, perché comunque poi tutti i fori coincidono, quindi potete anche combinarli fra loro per creare delle strutture interessanti. Ok, e poi dopo per finire andiamo a quella che è stata la prima che abbiamo presentato, che era appunto la linea Prisma Glamour, Che specchio specchio delle mie brame, e poi ci farete sapere se sì. secondo voi è la linea più bella che abbiamo creato oppure no. Mentre Claudia li posiziona sul foglio specifico, chi si è collegato dall'inizio lo sa, chi si è collegato da poco no, sono uno specchiato con venature rosa, è rosato Rosato, praticamente, è esatto. un oro ma tendente abbastanza molto al rosa. Su purtroppo È un rosa dalla. tenue, ovviamente, Sì, non è certo, un. rosa tenue, Non ma è un. dall'inquadratura non si vede purtroppo bene perché riflette molto, ma lo potrete vedere meglio nelle foto sul sito. Esatto. Quindi abbiamo gli elementi natura, abbiamo un set di elementi naturali, quindi con i vari rametti, e un set fatto composto da cuoricini, da X, da stelline, quindi che servono poi per arricchire i vostri progetti e fare un po' da contorno. Ciao Vania, ha detto Vania, dice, Ciao Vani! eccoli, dice, questi me li ero persi. Ecco! Poi abbiamo fatto la linea sempre coordinata dei Glamour, degli Charmesse, quindi con il cuoricino e la chiave, molto romantiche, la macchina fotografica, la stellina, un fiorellino, e questo ultimo soggetto che è una, a me piace definirlo farfalla fiocco, perché Un fiocco farla. è abbastanza neutro, quindi potete utilizzarlo in diverse occasioni. Un farfiocco, Un ecco, farfiocco, un esatto. farfiocco, E ecco. poi per quanto riguarda sempre la linea, abbiamo le scritte che sono in inglese e in italiano per accontentare tutti. E abbiamo good times. Io non so se si vedono, però. Happy memories. Non ti strozzare. Enjoy every moment per quanto riguarda l'inglese. Vediamo se. Sì, il riflesso Sì. purtroppo è quello che Ok, cerchiamo di farvelo vedere. è. Abbiamo queste, sono una bomba. Dice, belli, poi la linea più bella di sempre, oro rosa, poi è uscito una sorta di rose Rose gold. gold. Rose E poi per quanto riguarda, io vado avanti. gold. Se tu vai avanti, io la chiudo Abbiamo qui. istanti magici, cattura ogni momento e
Ricordi speciali. E prova a raddrizzare un po'. Vediamo. Istanti magici, ecco. Che fanno comunque il loro effetto, poi alla Sì. fine, visti così, hanno un effetto, ma in un contesto che è quello magari di un mini album, di un layout, di una tag, e anche su parte di mixed media, Quindi ecco, come vi rendono dicevo, molto di più. esatto, per utilizzare il sentiment e poi piccoli elementi che vanno a combinarsi ed Abbiamo un ad problema. Ecco. arricchire con. Ok. Sì, cercavo di inquadrarlo il Ok, meglio vediamo possibile per se, poter. se vai su, se si vede magari un po' più l'effetto rosato, ma non credo. Proviamo, no, dove si avvicinarti tu? Vediamo Ok. un attimo, Forse ecco. sulle riprese sono un po' più chiare Sì. e quindi magari lo. Il rosato si vede leggermente di più, Ecco, ma vi ok. garantisco che dal vivo è tutta un'altra cosa. Quindi Sappiamo dovete. che piacciono anche a Giulie, Ah, sì. Pazzi ciao! ci dice che sono favolose e poi un capolavoro le scritte. Oh, che ci fa piacere, grazie Quanto mi ragazze. piace leggere i commenti, io devo ammettere una Ok. cosa, che i nostri affezionati clienti, amici, perché poi alla fine c'è anche quello, amici, chi ci segue, sono formidabili nei commenti, nelle cose, mi fa piacere riceverli poi alla fine, quindi Faccio la faccia per da quello li Glamour. leggo. Sì, fai la faccia da Glamour. È difficile, non ci vorrebbe quello di Slender. Forse lui riuscirebbe a fare una No, lui faceva soltanto faccia. la Magnum. Vabbè, poi Glamour sarà uguale. Ok, quindi sono molto versatili anche queste, quindi adesso non avete che l'imbarazzo della scelta per il A vostro noi abbiamo visto alfabeto. riflesso nel cuoricino addirittura. Sì, prima Ah, sì. mentre inquadravo Ah, pensa probabilmente tu. sono apparso riflesso nel Nel cuoricino, ma tu cuore, mamma pensa. mia. E quindi niente, allora, quindi avete l'imbarazzo della scelta fra, per quanto riguarda la linea, la Prisma Glamour dei sentiment in italiano ed in inglese e dei vari elementi, per gli alfabeti quello che preferite poi sbizzarrirvi a personalizzarlo e per i bannerini quello che potete combinarli, potete utilizzarli in tantissimi modi, quindi scegliete i vostri preferiti e trovate tutto, credo, stasera o domattina sul sito e poi ovviamente non dimentichiamo la nuova raccolta quindi che è già attiva dagli acquisti che arriveranno da oggi in poi Dove fino a noi fine diciamo, anno. Io con tu questo resta con i cartelli, perfetto, era quello che volevamo, mi perfetto, sento quindi molto valletta. fai la valletta adesso, prima la faccia Glamour, adesso la faccia valletta, vai, a posto così, via, questa è la faccia valletta? Ah, ok, Era una faccia così. no, capito. Bene, allora, noi vi abbiamo fatto vedere tutti, io direi che possiamo lasciarvi liberi di andare a cena o a fare l'aperitivo, come al solito, perché l'orario è quello. E niente, quindi speriamo di avervi fatto una bella sorpresa con queste novità e vi ringraziamo di essere stati con noi e di averci mandato i vostri calorosissimi commenti sui nostri prodotti e sulle nostre realizzazioni. Io saluto in ordine sparso, sperando di Sì. ricordarvi tutti. Nel frattempo parto con i saluti. Alessia, Eleonora, Elena, Monica, Pazzi, Nicola, Vania, Carla. Poi c'era, vediamo un po' se me li ricordo un po', perché siete tanti, capito? Laura, poi c'era stata Barbara, poi non mi ricordo Vabbè, tutti, salutiamo tutti alla scusatemi, fine, ma siete facciamo un veramente saluto di tanti. gruppo Sì, perché facciamo un saluto di veramente siete gruppo, salutiamo tanti. tutti. E niente, vi ringraziamo e niente, queste sono le novità di questo mese, ci rivedremo molto presto con altre cose. C'è E Marta che chiede se le troviamo già all'Hobby Show. Ci ha chiesto se le trovano all'Hobby sì, Show. trovate qualcosa all'Hobby Show, quindi Ecco. queste già trovate qualcosa, non ricordo se tutto, ma sicuramente la Prisma Glamour sì, quindi andate in cerca perché la troverete. Ok, vado con i saluti, ci sono. Sì, Nicola, ci siamo al nazionale, saremo Ah, presenti ecco, anche al sì, nazionale, saremo anche al sì. nazionale, quindi andiamo un po' nel futuro, però saremo presenti al nazionale Asi, quindi per chi le associate, gli associati che saranno là, ci vedremo anche di persona, quindi sarà anche l'occasione di salutarci, insomma, dopo tanto tempo e di incontrare anche persone che vediamo non così spesso.
Bene, noi vi salutiamo adesso e vi ringraziamo di essere stati con noi, quindi vi rimandiamo alla prossima diretta che sarà sicuramente il prossimo mese con altre novità e per adesso vi salutiamo e vi ringraziamo. Perché stiamo lavorando molto a inventarci nuovi prodotti e nuove cose. Perfetto, ecco la voce del boss che Ecco. ecco, è stato anche buono a svelarvi alcune cose. Beh, nulla, detto che stiamo preparando nuovi prodotti, poi allora Ha non ho svelato svelato che ci saranno nulla. nuovi prodotti. Non ho svelato nulla. Quindi niente. Va bene, ragazzi, Ciao, ragazze, buonanotte a tutti, vi grazie. salutiamo e vi ringraziamo. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao, ciao.